Uno degli aspetti più importanti di qualsiasi volo è la pianificazione del volo stesso, cioè il briefing che noi facciamo all'inizio per capire dove andremo a volare, qual è il nostro teatro operativo e cosa andremo a fare. Tutto questo sulla H64D è visibile, è programmabile dal Tactical Situation Display, TSD. Uno strumento che vedrete essere veramente versatile e che ti può dare e ti può fare la differenza in qualsiasi situazione tu vada a volare. Ovviamente la programmazione di questo sistema è tutt'altro che semplice, però vedrete che ha delle caratteristiche che lo rendono, fino adesso, unico all'interno del simulatore Digital Combat Simulator. Credo che la pianificazione del volo sia fondamentale per qualsiasi velivolo tu vada a utilizzare e vedremo come, una volta imparato a destreggiarsi all'interno di questo strumento, beh, renderà il volo interessante ma soprattutto ricco di informazioni utili al volo e alla situazione stessa. Non per niente si chiama TSD, Tactical Situation Display. Questo è il terzo tutorial riguardante la H64D che ti propongo. Anzi, vai a vedere quelli che avevo già fatto perché così almeno avrai una visione complessiva di quello che sto facendo a bordo di questo velivolo. Ma come sempre, tutto questo lo vedremo subito dopo la sigla. Buongiorno pilota o buonasera pilota, benvenuto a un nuovo tutorial Loreair. Io sono Lorenzo e oggi ti parlerò del sistema TSD e dell'inserimento dei waypoint all'interno appunto della H64D. Il sistema è abbastanza complesso, però ti farò vedere come, interagendo su alcuni punti, le nozioni di base potranno essere apprese abbastanza velocemente. Ti invito, se l'argomento ti interessa, a mettere subito un mi piace in modo che io capisca che questo è quello di cui vuoi parlare e questo mi spingerà a fare altri video dedicati alla H64D. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina e a valutare l'abbonamento a questo canale in modo da vedere il tuo nome alla fine di ogni video, come hanno fatto altri. Se vuoi poi supportare il tuo canale, beh, allora puoi anche farlo attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione. La H64D, attraverso il Tactical Situation Display, ha la possibilità di inserire ben 149 punti. Inoltre, questi punti sono anche classificati in tre grandi categorie, più una non modificabile dal pilota o dall'equipaggio in generale, perché sapete che la H64D è pilotato da due persone. Nell'H64D il TSD identifica questi 149 punti come veri e propri blocchi, divisi in funzione del tipo di informazione che noi vogliamo dare in quel momento. I blocchi che possiamo inserire sono punti rotta o pericoli, che vengono chiamati waypoints hazard, e hanno partizioni che vanno da 1 a 50. Poi abbiamo le control measure, che vanno da 51 a 99 punti. Vengono identificati qui aeroporti, unità nemiche e amiche e tutto ciò che è utile segnare anche solo per controllare la nostra zona operativa. Poi abbiamo i target e threads. Vanno da 100 a 149 e sono utili per raffigurare bersagli o minacce. Qui vengono rinominati da T01 a T50 per una questione di visualizzazione diretta sul TSD. In tutto, appunto, vi ho detto che sono 149 partizioni, di cui 6 sono già
impostati all'interno dell'aeromobile ma non modificabili assolutamente dall'equipaggio. Faccio adesso una doverosa premessa. La H-64D non è un bombardiere, ma è un velivolo che sorvola una zona, un'area, e cerca di capire quali sono i pericoli presenti intorno a sé. Per questo motivo io ti invito a non stare a impazzire inserendo coordinate iper precise. Tant'è vero che oggi ti farò vedere come inserire questi waypoint utilizzando un vero e proprio cursore che abbiamo all'interno del Tactical Situation Display. C'è anche un modo per inserirli direttamente con le coordinate, però io lo sconsiglio, non tanto perché così non si è precisi, quanto perché ti permette di essere molto più veloce in un teatro operativo qualsiasi. Bene, adesso direi di andare a bordo della H-64D e vedere che cosa ci permette di fare questo TSD. Andiamo! Pilota, benvenuto a bordo dell'H64D per l'inserimento dei waypoints all'interno appunto del sistema TSD. Per prima cosa ti dico subito che l'elicottero va per primo allineato. Allora vai a vedere qui in alto il mio tutorial, appunto, dove nella startup faccio vedere come si esegue l'allineamento dei sistemi di bordo. I sistemi di bordo li vediamo allineati qui su questo monitor che, come vedete, è tutto verde. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è l'assegnazione dei tasti specifici. Il primo tasto ci permetterà di andare a muovere questo cursore e ad rendere cliccabile il cursore nel momento in cui passa sopra un determinato tasto, come vedi in questo momento, no? Passo sopra Util e, come vedi, questo diventa più verde. Andiamo a vedere come questo si può fare. Attraverso ESC si entra in Adjust Control. Andiamo in Axis Assign, andiamo leggermente più giù e qui troviamo appunto OTAS Cursor Controller, asse X e asse Y, li vedete qua. Bene, questi due assi sono fondamentali per muovere il cursore e diciamo così che in ogni joystick un pochino più avanzato, un pochino più dedicato al volo, abbiamo questo piccolo cursore che possiamo muovere attraverso un dito e appunto viene assegnato. Il secondo tasto che andremo a segnare sarà il Cursor Enter Depress. Questi due tasti ci bastano per fare quello che vogliamo fare oggi. Solitamente a bordo della H-64D, quando tu lo accendi per la prima volta, ti trovi in questa situazione. Vado subito a cliccare su TSD e vedete che viene fuori subito la mappa. Questo perché i nostri strumenti sono allineati. A questo punto vado in alto su Show e vediamo che siamo all'interno di una schermata. Se vado su Show Coordinate, io vado ad attivare gli Friendly Units, gli Enemy Units e i Planet Targets and Threads. Questa visualizzazione deve essere assolutamente attiva, altrimenti non vedremo parte di quello che noi dobbiamo andare a programmare oggi. Vi faccio anche vedere che se vado a cliccare su Map, io ho la possibilità di vedere vari tipi di cartine. Ad esempio posso vedere la cartina dove si vedono le altimetrie e possono essere anche colorate in vario modo, in verde o addirittura anche in rosso e in giallo. Per ritornare alla visualizzazione di prima basta andare appunto su Type, andiamo su Chart e ritorna come prima. Possiamo anche visualizzare ad esempio una località in funzione delle foto satellitari. Questo può essere molto interessante perché possiamo vedere dei punti in maniera molto più accurata e precisa. Infine la visualizzazione tutto nero. Per ritornare alla visualizzazione iniziale, di nuovo su Type e Chart, e per uscire di nuovo su Map.
Iniziamo ad inserire i waypoint. Come abbiamo visto all'inizio, questi waypoint hanno tutti delle coordinate in funzione del tipo di waypoint che vogliamo inserire. Vi ho fatto vedere che ce ne sono alcuni waypoint che si chiamano hazard, altri control measure, altri target and threads. Tutti questi punti sono indicati attraverso due lettere identificative di ogni punto. Per vedere quali sono le lettere che contraddistinguono le control measure dai target and threads, basta andare su points e abbreviation, ABR. Qui abbiamo tutte le abbreviazioni che dovremo andare a inserire all'interno del nostro TSD. Come vedi, se io voglio inserire un assembly area, dovrò fare AA. Viceversa, se vorrò mettere delle friendly control measure, Air Assault Friend, AS. Se invece voglio inserire delle enemy control measure, dovrò fare Airborne Enemy, EB. Quindi basta andare nelle varie pagine per capire quali sono le abbreviazioni che potrò andare a scegliere. Una volta che mi sono segnato le abbreviazioni che utilizzerò, tornerò direttamente indietro attraverso ABR. Adesso andiamo a inserire i vari punti. Andiamo su Point e vedete che qui sulla destra ho la possibilità di andare a inserire i miei punti rotta. Per prima cosa devo dire ADD, cioè aggiungi, e vedete che si apre un box verde che per adesso non ha indicato all'interno niente. Andiamo a cliccare su Ident e vedete che qui sul tastierino numerico viene fuori la possibilità di scrivere. La prima cosa che andiamo a inserire è ad esempio la landing zone, che abbiamo visto nelle abbreviation è indicata con LN, landing zone, LZ. Clicco su Enter e vedete che viene considerato come un waypoint WPP, viene boxato appunto questo come waypoint. Adesso vedi che c'è scritto free, quindi posso dare 3 caratteri per identificare il mio landing zone. Per esempio landing, LAN landing, e do enter. Sono 3 parole che ho scelto normalmente, ma che posso cambiare a mio piacimento senza nessuna ripercussione su quello che stiamo andando a fare. A questo punto vado a muovere il cursore e vado a dire che la mia landing zone è dove si trova l'elicottero. Quindi ci vado sopra e poi schiaccio l'enter depress ed ecco qua che viene presa la coordinata 1862, è l'altitudine che, se non voglio cambiare perché la mia landing zone è a terra, allora mi basta schiacciare su enter, anche perché questa altitudine è stata presa automaticamente dal sistema. Quindi clicco enter e appunto vedete che si è popolato il box e che nel punto in cui sono andato a schiacciare è venuto fuori landing zone, quello che è l'abbreviazione di quel tipo particolare di punto rotta. Mi sposto col cursore e vedete che il cursore cambia forma e cambia visualizzazione in funzione del fatto che ci sono passato sopra oppure no. A questo punto vado a inserire ad esempio un hazard, cioè un punto dove devo stare molto attento. Vado a vedere soprattutto quelli che sono le tower over 1000 feet. Li trovate nell'abbreviation in tower over 1000, TO. Torniamo fuori. Può succedere appunto che all'interno della mappa che sto visualizzando non vedo le tower over 1000. Allora che cosa faccio? Vado a cliccare su pan e con il cursore mi sposto ad esempio su Las Vegas. Qui ci sono le tower over 1000. Quindi vado di nuovo a cliccare su point, vado a fare ADD, vado a fare identity e adesso qui vado a scrivere TO. Vado a cliccare su enter, vado a cliccare su un nome che voglio io, ad esempio tower, TOW tower, e clicco su enter. Qui vado col cursore a prendere il punto dove so che ci sono le tower, ad esempio questo, e vado a fare il mio enter con il tasto assegnato prima. Di nuovo l'altitudine 1862. Ti faccio capire anche che questo genere di TSD è tridimensionale, quindi posso dare una quota alla mia altitudine, quindi posso mettere 2000 ad esempio 500 feet e mettere enter.
questo punto vedi che si è formato un simbolo particolare che è il simbolo delle tower over 1000 feet. Adesso voglio mettere ad esempio una holding area, abbreviation HA. Mi sposto col cursore, vado a fare di nuovo ADD, vado a fare identity e vado a scrivere HA. HA. Questo è un waypoint diverso, non è un vero e proprio waypoint. Vado a cliccare enter e vedete che si è boxato il control measure. Vado a scrivere holding, ad esempio HOL, e dico che la mia zona di holding, ad esempio, voglio che sia questa qua. Faccio prima enter, mi sposto col mio cursore nella zona dove voglio che ci sia l'holding, ancora enter, altitude, qui posso mettere 3000 feet e di nuovo enter, ed ecco qua holding area. Voglio ora inserire dei nemici che però casomai sono fuori da quest'area. Ancora una volta pan, mi vado a spostare, vedo un'altra zona, tolgo il pan, inserisco di nuovo point, vado a fare ADD, identity e Eli Tank Enemy, e siccome so che Eli Attack Enemy è EH, vado a scrivere appunto l'abbreviation EH. Enter. Qui posso scrivere nemici, NEM, e faccio enter. Vado a scegliere qual è la mia zona di attacco dei nemici, ad esempio qui dove c'è questo lago, enter. Altitude, beh, questa volta l'altitudine è al suolo, e faccio enter. Vedete che i nemici sono contraddistinti da questo punto. Esco dalla visualizzazione point, vedete che questi simboli sono rimasti, tolgo il pan con il freeze, rimetto di nuovo il pan per far vedere che questa cartina adesso si è popolata dei punti che ho inserito e sono fondamentalmente a posto. Bene, adesso ti invito a lasciare un commento e lasciare un mi piace, perché in questo modo mi farai capire che questo argomento ti interessa e capirò che dovrò fare altri video riguardanti la H64D. Ti invito anche a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, spuntando anche sulla campanellina. Ti invito anche a valutare l'abbonamento a questo canale in modo da vedere il tuo nome alla fine di ogni video, ma anche a supportare il mio progetto, casomai anche solo attraverso i tuoi acquisti su Amazon, partendo dal link qui sotto in descrizione. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by Eli. Ciao, alla prossima!